Carissimi amici, Luigi Colombini vi saluta, grazie per seguirci sempre, ennesima puntata del programma A tutta fisarmonica. E lo dividiamo in alcuni spezzoni, come al solito, il maestro Enrico Roseto è qui con noi nei nostri studi di Entella TV, state tranquilli che è con noi, il grande maestro della fisarmonica. E non parliamo subito di fisarmonica, è vero? Ti ricordi che ti avevo detto che portiamo a giro Portiamo tutti gli altri ospiti che ospiti saranno al Teatro che saranno al Cantero? Teatro Cantero mercoledì 10 maggio. 11? 11, 11. mercoledì 11 11. maggio. Non No, non venire il 10, perché sbagliamo le date. no, Beh, vabbè, se vengo il 10, meglio il poi 10 che il se 12. vengo il 10, poi mi torna anche l'11, non ci sono problemi. Abbiamo la squadra, eccoli qua, la squadra. E il più anziano, il portavoce, il Sì, il fondatore, portavoce è il lui portavoce è lui, il comunque. più anziano. Sì. Quando, io sono L'anziano, l'anziano, diciamo la starlet della la squadra. starlet della questione, Il vecchietto. il grande amico Claudio Valente. Valente, Valente, una volta Claudio Primavera. Le primavere e sono le passate, primavere sono passate. è sempre stato un grande cantante con tante passioni. Arriva dal nostro entroterra, dalla zona di Cicagna, un fontanino, Val Fontana Buona. Sì, da Cornia, Da Cornia, da di Cornia di Mocone, sì. Mocone, sì. E il portavoce invece si chiama Matteo Merli. Matteo Merli. E molti ti conosceranno già perché chi fa zapping nelle varie TV locali ti avrà visto un sacco di volte. E lui aveva i capelli un po' più lunghi, Un po' più un neri. po' più neri, e ci Ah, stiamo. perché lui, sai, l'abbiamo menato a lui che è il vero, Beh, no? Ormai le primavere. le primavere passano per Però è tutti. brizzolato, ma va di Brizzolato moda. che va di Va moda, è di vero? moda Non e piace. siamo a fare delle tinture, stiamo così No, che. no, no, no. Ah, Ieri ero blu. Fino a domenica ero blu, però ho fatto bello, uno spettacolo e ero che blu. bello, Però bellissimo. piace il blu, Eh eh? certo, è Dovremmo. blu sfumato, No, no, blu-blu. blu. Blu-blu-blu. Va bene. Bravissimo. E Matteo è un figlio d'arte. Molti sapranno, appena dirò il nome del papà, il mitico Bunni. È stato un cantante folk genovese, Cantante e soprattutto compositore, compositore di canzoni. Sì, 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 sì. famosissimo. Adesso andiamo ancora più avanti. Famosissimo perché tutti ricorderanno la canzone Rumpu telefono. Non è posso uccidere Rumpu telefono, quella lì, Sì, che mi sì, sì, ricordo sì. io ho fatto della radio in quegli anni lì, e lo richiedevano tantissimo nei Sì. programmi folk. Sto pezzo doveva esserci, mettimi un po' Rumpu telefono che è vero, è dedicata a vero. quella, quell'altro Rumpu telefono. Veramente. Assolutamente E sì. altre sue canzoni di successo? Era forse Questa è la più la conosciuta. più conosciuta, E poi sì. ovviamente. Beh, c'era Mia gente recluse, Mille passi Leo Pasquin, Gurfu de Sì, Sena. tante canzoni legate proprio al folklore, Sì, proprio alla sì, è vero. tradizione genovese. Bene, io partirei subito. Allora, spieghiamo un pochino. Loro, la squadra, un gruppo composto da otto elementi, Otto loro sono i elementi. due portavoci, e otto elementi divisi nelle varie, un gruppo vocale, Un gruppo polivocale polivocale, sono polifonico, 8 otto uomini che uomini, fanno 5 voci. cinque voci C'è diverse, il dal tenore, basso. sì, no, io Ah, parti parto dal dall'alto. tenore perché si chiama il primo, Il primo. primo, Poi, voce principale. voce, no, le voci principali sono, diciamo, il tenore e il contralto e E il il contralto, il baritono, poi che baritono. fanno Yes. la melodia. La melodia. I Poi bassi fanno l'accompagnamento, I bassi riempiono. fanno il bordone, poi c'è la voce della chitarra che è proprio un'imitazione, un tentativo di imitazione proprio della Tu che voce chitarra. fai? Io faccio il primo, faccio il tenore, Claudio è È contralto, contralto. poi abbiamo Giuseppe Zacchetti che è baritono, e abbiamo Franco Sacchi che è basso, Angelo Asborno basso, Ivo Domenichella basso, Yuri Domenichella Che basso, bello. padre e figlio, e Fabrizio Parodi che fa invece la chitarra. Adesso andiamo ad ascoltare subito il primo motivo, tra l'altro registrato in una bellissima. Anzi, facciamo un po' i fighi. Andiamo a collegarci con la nostra troupe Dai, esterna. sì. Che bello! E che Anzi, sono nella piazza più. ci alziamo e li Dai, raggiungiamo per raggiungiamo cantare. subito anche noi, nella Dai. piazza, una delle piazze più belle di Lavagna, non ricordo il nome, comunque la riconoscerete tutti. Piazza Piazza Marconi. Marconi, davanti alla chiesa principale, con la meravigliosa scalinata. Ascoltiamo il brano. Le figure. Le figure. Ma che figura del gloria ne darà.
Avete visto che meraviglia di location, che bravi che sono, e la regia di Marco Pinate che si è intrufolato in È mezzo, riuscito, è riuscito a è intrufolarsi nel riuscito. E mezzo. bravi anche a tornare, Sì, visto? sì, bravissimi veramente, e la gente si affacciava alle Hai finestre, visto? cosa c'è stasera, cosa Non arrivò niente già succede? No, addosso. no, ci mancherebbe, solo degli applausi, gente che si faceva avanti timidamente con i telefonini a riprendere, perché è un bellissimo evento, sono delle bellissime sorprese. E volevano farvi cantare, messi per, diciamo, voi dovete cantare Si a canta, è un cerchio. canto che è nato molto probabilmente, è un canto di aggregazione, quindi comunque va a, noi cantiamo a cerchio chiuso. Cappella, cappella. Che non vuol dire proprio quello, no, però vabbè, vabbè. però. Anche perché per una questione di monitoraggio, automonitoraggio, noi ci automonitoriamo e quindi il cerchio chiuso Dovete aiutarvi l'uno con l'altro. crea questo Questo suono suono meraviglioso che è quello che particolare, ascolti. meraviglioso, veramente che poi negli ambienti giusti, magari con un po' di riverberazione, viene ancora, diciamo, si esalta ancora di più. No, assolutamente, noi prediligiamo le chiese, gli oratori, oppure sale adibite a concerti di per polifonia. Concerti a cappella, solo voci, solo Solo voci, voci. solo voci. E io vorrei intrattenermi con loro più a lungo, però abbiamo veramente un sacco di cose da fare, poi dobbiamo far ascoltare questi canti, queste canzoni. Certo, certo. Brevemente, Che fanno fanno parte parte del CD. Parliamo di questo CD, mi di... dicevano che è una produzione francese addirittura. Addirittura, sì, Addirittura. ah, come tutti i dischi della squadra. Perché Quanti dischi avete già fatto? la squadra ha Mi sembra fatto. sette, che siamo al settimo. Siamo al settimo. Siamo al settimo in un arco di carriera della squadra Dall'89 ai giorni nostri, dall'89 ai giorni però, nostri. bello. Quindi sempre con questa etichetta, parte 1 edito comunque dalla Rai Aspetta, Thread. lo prendo io che lo mettiamo, Questo, ok, mettilo qua facciamo fuori di vedi qua che facciamo carica. un primo Eccolo lì. piano, eccolo qua. Questo qui è l'ultimo, l'abbiamo realizzato alla fine dell'estate del 2015 e niente, adesso lo stiamo portando in giro, sono brani che molto, sono brani di tradizione, poi addirittura c'è anche una cover, chiamiamola cover, quando di Quando, Tony Tony Renis, Renis. che appunto anni fa l'aveva giusto Eh sì, commissionata. la voleva che noi facessimo questo Beh, brano. bellissimo. Sì, è presente sul CD. È E presente nel CD. l'abbiamo, c'è stato un arrangiamento, lo diciamo, di Enzo Draghi che ha Sì. fatto un bellissimo arrangiamento e sentirete se... Sì. Dove si può trovare questo online? Allora, si trova online e si trova comunque ben distribuito anche comunque nei maggiori negozi Di di Genova e dischi, dintorni. sia di Genova che dell'Italia, perché comunque Ah. la WUDA Records ha una distribuzione Nazionale. internazionale. Europea. Internazionale, sì, assolutamente. E quindi lo trovate da tutte le parti. Ma cosa c'entra la Francia col dialetto genovese? Ma c'entra poco, però sono molto appassionati soprattutto di questo Genere canto qui. folk. E soprattutto i francesi guardano l'Italia per quello che è la tradizione. Infatti, oltre alla squadra, chiamano gruppi come i Fratelli Mancuso, che fanno canzoni Sì. I siciliane, come Tascollo, come Giovanna Marini. tre Quindi tenori. i I tre tre tenori, sì. tenori, i tenores, Sardi. il tenore sardi, cioè. All'estero la Praticamente il nostra nostro tradizione. folklore lo devono conservare gli stranieri, cioè i francesi conservano, ci fanno il favore di conservare il Ci nostro. fanno il favore di mantenerlo E di mantenerlo. perché. È bello da un lato, però È anche sinceramente una. Insomma, usiamola anche come una denuncia avrei da questa fare un cosa. po' la mia polemica, perché santo cielo, Assolutamente. eravamo noi italiani la patria di tutto, la Di musica, è nato tutto. tutto in Italia, e poi pian pianino, è Tutto è vero, andato sciamando, tutto è eh? andato. Ascoltiamo una bella canzone, la seconda La seconda, che volete sì, offrire agli è una amici. canzone d'autore, si chiama Donne Spagnole. Donne spagnole, la squadra. No, 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 no.
famiglia, le donne più belle. Dopo questa seconda canzone siamo già ormai introdotti in questo genere meraviglioso. Abbiamo fatto un po' di polemica prima, ma ci sta. Ci sta. Però sì, voi sì. Avete trovato questi produttori a Montpellier, giusto? Sì, sì. È un'agenzia... Com'è nato questo contatto? La storia la sa lui, perché io sono entrato nella squadra... La squadra già avviata, la squadra. Era già avviata, aveva già... Sì, Luigi, cioè praticamente è nato tutto nell'89. Proprio dall'inizio? L'inizio, diciamo, di questo filone folcloristico a livello, chiamiamolo così, tra virgolette, internazionale, è successo proprio all'inizio dell'89. Che bello! E tramite un professore, un musicologo, un irlandese, che cioè era praticamente, non è più fra noi, ma un grande personaggio, Edward Neal, un grande musicologo, e lui era appassionato soprattutto del trallallero. E lui che ha fatto conoscere... Bellissimo. Sì. Ha fatto sì. Da ponte con questa casa discografica, bravo. E di lì è stato tutto un evolversi di, chiamiamoli anche successi, perché... immagino. E piace. Quindi molto. 7 CD hai detto, avete inciso? Sì, è il settimo. 7 CD. Sì, sì, sì. E poi ovviamente tournée non solo in Italia ma anche all'estero. Io praticamente credo che la squadra abbia toccato tutti i posti d'Europa. Però. Cioè io, loro prima, molto prima di me, però... Tu da quanto tempo ne fai parte? Io sono 10 anni che sono ormai sì. Con loro. E infatti in tempo... Ero entrato con i capelli neri. Pensavo a che capelli ormai non ce li hanno. Però più, già in questo decennio con loro ho avuto la fortuna di andare a Barcellona, siamo stati a Berlino, siamo stati a Parigi. Che bello, insomma, bellissimo. La Francia l'abbiamo praticamente battuta tutta. Ma il pubblico siamo stati alla Concerthaus di Vienna, sì, che è il tempio della musica. Chapeau agli amici. Del tempio della musica classica, bello, insomma. Veramente. E due serate, tutto. Ma sempre voi otto e basta, senza noi alcun otto, appoggio, sì, no, niente, no, qualche rinforzo, no, niente. No, solo no, 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 no. Abbiamo trovato una formula un po' simpatica anche di... intrattenimento. Di presentare un po' i pezzi, però diciamo che il repertorio del trallallero si divide in due tronconi, nel senso che c'è il trallallero che è la parte più antica, la tramandazione orale, poi ci sono le canzoni che sono state scritte per le squadre di trallallero, che è un po' la forma un po' più moderna, però, che poi moderna non la è, perché... Che si rifà vecchio stile originale, diciamo. Sì, e quindi
E quindi se si alternando canzoni che sono magari un po' più elaborate, tra virgolette, e il trallero che invece ha una matrice un po' più semplice, si riesce a fare un concerto, diciamo, molto snello e molto Sì, si divertente. conciliano un po' le due E il cose, no? pubblico come reagisce? Reagisce molto bene, soprattutto poi, guarda, quando si prende la tonalità del, cioè che Ah, uso il corista, avrai visto, no? sì. Ecco, da quell'istante tu non senti neanche il fiato Un delle persone. silenzio Un proprio. silenzio, proprio una cosa. Si mettono proprio in ascolto. Sì. È un piacere enorme, Un piacere da veramente, parte vostra. veramente. Sì. No, ma siete veramente bravi. Andiamo a ascoltare un'altra canzone. Dai. Sì. La terza canzone che ci volete regalare si intitola? A partenza, te lo dico in genovese perché sarebbe la Tanto partenza. cantate in genovese, no? Sì, E sì, ma sì, il sì. pubblico all'estero Ma guarda, come. sai cosa paragono tutto questo? È un po' come noi che per dire un pezzo in inglese che Certo, magari sì, capiamo molto poco, però qualcosa, senti la melodia, l'armonia della l'armonia musica della musica. ti piace anche per Poi in quello. Francia o francese, è un po' come osenese, un po' Sì, anche quello. francese, Eh siamo abbastanza vicini, sì. confinanti. Confinanti, cugini, cugini. Sentiamo a partenza, vai! La partenza. Dopo queste tre meravigliose esibizioni in questo meraviglioso contesto, direi che avete capito tutti che sono bravissimi. E li troveremo l'11 maggio al Cantero, quindi
Venite, prenotatevi, tra un po' Enrico avrà già le prenotazioni, ci saranno già i primi biglietti, le prevendite per il Cantero, mercoledì 11 maggio, quindi accorrete numerosi perché sarà una serata veramente, non vi annoierete, perché c'è un sacco di roba, le fisarmoniche innanzitutto, perché è la grande festa della fisarmonica, gli allievi di Enrico sono loro i protagonisti, però ovviamente a contribuire a questa grande festa ci saranno tanti amici, tanti personaggi, tante occasioni per ascoltare della buona musica e godere veramente di grandi artisti. E io vi saluto per adesso, e avrei tante domande da farvi, ve le faccio al Cantero così abbiamo tanto tempo, abbiamo tanto tempo per fare domande, d'accordo. Enrico Zama mi guardava, dobbiamo essere ultra rapidi perché c'è una scaletta incredibile, bene, bravissimi, dove vi troveremo a parte il Cantero prossimamente, c'è qualche impegno per l'estate, qualche evento particolare? Allora ci sono un po' di eventi anche all'estero, ma adesso la scaletta non è ancora definita. Gli amici che vi avranno scoperto adesso magari non vi conoscevano, vi possono trovare sulla rete? Sì, credo che apparirà poi in sovrappressione il nostro sito, e quindi andate a spiarci sul nostro sito e così trovate gli spostamenti. Se volete ve lo dico a voce, è www.lasquadradigenova.it. Hai notato come lo tengo distante? C'ho gli occhiali in mano, io al contrario, invece da vicino ci vedo ancora, da distante che ci abbiamo qualche problema. No? Bene, allora noi mandiamo un po' di pubblicità, salutiamo gli amici della squadra, a tra poco.